vita mia, abbracciami forte. Ho tanta paura dei temporali. I tuoni mi hanno sempre terrorizzato. Titina! Amore mio, non lasciarmi, non lasciarmi. Mi fanno Ti prego, paura. I tuoni Delfina. Non lasciarmi. Ora, per favore, cerca di calmarti perché non succederà niente. Ascolta. Io mi tranquillizzerò solo se mi dici che stanotte posso dormire con te. Per favore, ho bisogno che tu mi abbracci forte, che ti prenda cura di me, che Delfina, tu mi protegga. Delfina, amore. Delfina, ti prego. Calmati un momento, ci sono cose importanti di cui dobbiamo parlare. Ascoltami. Sì. È importante. Siediti, per favore. Sì. Le cose tra noi non sono più come prima. Non capisco. Non capisci. Vediamo come te lo posso spiegare. Perché non mi hai detto che non eri stata tu a baciarmi durante il ballo? Fermi! Ma cosa succede? Perché tanti grida? Che avete fatto? No, amore mio, io ti lascio con i bambini. Continueremo il nostro discorso. No, Delfina, no, Greta, per favore. Ma insomma, che cosa avete fatto? Greta, ci vuole picchiare, Questo essere grave, gravissimo. Essere più di tradimento. Essere grande tradimento. No, la colpa è sua, che è andata a sedersi dove non avrebbe mai Quando avuto, è colpa sua. Quando io avere grosso patipagni e poi sculacciare come meritare. No, Greta, per favore, Sorprendere. Piano, piano, smetti di saltare, spiegati, non ho capito niente. Io ero qui tutta tranquilla, che mi facevo una buona dormita. Poi sei comparsa tu e mi hai detto... Che mi ha baciata? Federico mi ha baciata. Titina, non ci posso credere. No. Sì. Non dirmelo, Flor, Federico si è lasciato andare. Sì, mi ha baciata, si è lasciato andare con me, proprio con me, davvero. E la cosa più importante di tutto questo è che tu hai dei poteri e dobbiamo approfittarne. Oh, amore. Sono così felice per te. Tu meriti tutta questa felicità che stai provando. Non lo pensi anche tu, vita mia? Sì, è così. E non potrei essere più contenta. E tutto questo grazie a te, tesoro. Non solo, però. Il vero artefice di questo è l'amore. L'amore che la tua mamma dal cielo ti sta dando. Ti sta proteggendo. Devi ringraziare lei per tutto questo. Beh, raccontami. Hai già preso a calci la figlia della strega cattiva? No, ancora no. No, immagino come starà quando la liquiderà. Farà un muso lungo così. Titina! Oh, quanto mi dispiace. Il ragazzino, quello dagli occhi turchesi, col tesoro, no, non ci avrebbe tenuto aspetta, tanto. Aspetta un secondo. Frena, perché ancora non lo sa nessuno. Flor, vuoi dirmi che la cosa non è ancora pubblica? No! Non l'abbiamo detto a nessuno perché io... Cioè, a me della strega non importa, non voglio ferire Franco. E dimmi, tu hai paura di rivelarlo? No, non ho nessuna paura, questo è il giorno più bello della mia vita. Mi ha baciata, lo capisci? Sì, che ti capisco. Chi ti ha baciata? Molto bene, io me ne vado, levo il disturbo. Titina. Sì, devo andare, vi lascio da soli così potete parlare, chiarirvi, spiegarvi. Però... Ciao, occhi belli, ci vediamo, ciao, ciao. Flor, chi ti ha baciata? Non mi guardare così, Franco. E come vuoi che ti guardi? Hai appena detto che qualcuno ti ha baciato. Aspetta, e non mi vuoi dire chi è? Io non ho detto che mi ha baciato qualcuno. Ho detto che mi ha baciato la fortuna, perché tu hai messo quella plastica lì e allora non entra il freddo. E per questo io stavo ringraziando te e la mia fortuna, perché non mi ammalerò, capisci? Beh, allora mi fa piacere di contribuire anch'io a farti restare così bella e forte. Sono salito per darti il bacio della buonanotte. Ah, Franco, come posso dirtelo senza ferirti? Flor, cosa c'è? A cosa stai pensando? Che è tardi, è meglio andare a dormire perché siamo tutti molto stanchi. Ciao. Va bene. Il bacino? Ciao. Ciao. A domani. A domani. Che ci fai tu qui? Niente, ho salutato la donna che amo. Tu che ci fai qui?
Rispondi, Federico. No, rispondi a me, te l'ho chiesto prima io. Cos'è, un gioco? Non fare il bambino, te lo rispondi. Non fare tutte e due. È lui, ma ti sembra il modo? Oh. Insomma, dico... Adesso basta, andate in camera vostra a dormire senza fiatare, forza! Ma dico, se questo è il modo fra fratelli, mi fate sentire quasi in colpa. D'accordo, va bene, io me ne vado. Ma perché me lo chiedi tu? A domani. Ciao, a domani. Ma anche tu te ne vai, eh? Sì, sì. Ah, mi fa una pena, Franco. Anche a me fa molta pena, ma... Ma cosa ci posso fare? Io voglio stare con te, voglio che lo sappiano tutti. Hai già parlato con Delfine e con sua madre? No, non ancora. Non ci sono riuscito perché mentre stavo per farlo è intervenuta Greta per un problema coi bambini, ma domani glielo dirò senz'altro. Davvero? Davvero. Glielo dirai? Sì. Ah, Federico. Anche se cadesse il cielo con tutti i pianeti, io glielo dirò, contaci. Che meraviglia sei. Anche tu sei meraviglioso. Andiamo a dormire? Andiamo a dormire. Allora sognerò te. Tutta la notte. Ciao, ciao, signor Freezer. Ancora uno. Ciao. Amore mio, amore mio. Amore mio. Mi hai detto amore mio. No, non stavo parlando con te. E allora con chi stavi parlando? Non avrai mica la febbre, no? Non ce l'hai. Con chi parlavi? Con nessuno. Con nessuno. Roberta, sai che notte è questa? È la notte più felice della mia vita. Tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor, te soñó en tantos sueños. Estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces. Ti amo, Federico. Y ya te reconocí. Ti amo. Mi amor, te inventó desde siempre. Llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Y así. Vediamo chi è. Mattia. Ciao, Federico. Che bello vederti. Ieri sei scappato veloce, come un fulmine. No, è che dovevo andare... Non devi darmi spiegazioni, non c'è bisogno, amico mio. Piuttosto ho qualcosa da dirti, ed è molto importante. Anch'io devo parlarti. Cosa c'è? Questa sera parto per la Germania. Cosa? Su, Delfina, calmati, qualche cosa ci verrà in mente. Come vuoi che mi calmi? Ieri sera Federico stava per lasciarmi e se non fosse stato per quei mocciosi che sono entrati mi avrebbe liquidato. Ma oggi che cosa farò per fermarlo? Io? E non venire a dirmi te l'avevo detto perché non lo accetto. Allora nemmeno intervengo, mia cara. Oh no, mamma, per favore, aiutami, io muoio se perdo la fortuna di Federico. E poi lo amo così tanto. No! Ti prego, lascia stare, niente commedia con me. Tu sei una ragazza intelligente, come la tua mamma. Per cui usa l'espediente più convincente che ti ho detto, o sarai finita. Sta a te decidere. Non posso credere che ancora stiamo parlando di questo. Sei stato tu ad insistere con me perché mi decidessi a parlare con Flor. Le aprissi il mio cuore e le dicessi tutto. E ora te ne vuoi andare, ma perché? Sì, lo so la delusione che ti do partendo per la Germania. Ma è una decisione che ho già preso. A me sta bene, io appoggio la tua decisione. La sola cosa che ti sto chiedendo, Mattias, è che tu posticipi, che... Non puoi aspettare un altro po'. Che testone sei, hai... Tanta fretta. È normale che abbia fretta, Federico. È normale ed è un mio diritto. Forse non te ne sei accorto, ma sono da anni al servizio di questa casa come un soldato. Sempre e solo al tuo servizio. Ti costa tanto capire. Ora voglio pensare un po' a me. Va bene. Mi sorprende ciò che dici. Io credevo che lo facessi perché ti veniva dal cuore, perché eri mio amico. E invece... Se l'ho fatto è perché sono tuo amico. E come amico ora ti chiedo che tu mi capisca, senza creare complicazioni. L'unica cosa che ti chiedo è di posticipare un po' la partenza.
Per favore, Mattias, la mia vita sta cambiando. Io voglio che tu ci sia, perché tu veda, voglio che tu con mi veda felice. Con il tempo mi capirai e mi darai ragione. Dammi retta. La cosa migliore è che io me ne vada. Per il bene tuo e della tua famiglia.